You got her involved just for that? No. Noi non siamo uomini. Siamo più che uomini. In questo mondo quel genere di cazzate serve solo a una cosa. Farti ammazzare. Allora, sei pronto per il tuo destino? Dopo una vita spesa alla ricerca della conoscenza, una domanda mi logorava. Come è nato il nostro mondo? I predecessori morirono 1000 anni fa, causando l'estinzione della vita. Lei mi ha mostrato come rifiorì. Una giovane emarginata, ignara della sua importanza. Grazie a lei, ho scoperto che solo un miracolo tecnologico preservò la vita. Zero Dawn. Un sistema di terraformazione con 9 funzioni subordinate, ognuna necessaria per trasformare la terra devastata in un mondo florido, accudito e protetto dalle macchine. E con lei scoprì il segreto più grande di tutti. Il segreto della sua nascita. Lei è un clone di Elizabeth Sobeck, creatrice di Zero Dawn. Sorto per impedire una nuova estinzione. Opera di Ade, un'IA malevola, resa senziente da un segnale misterioso, di origine sconosciuta. E con un mio piccolo aiuto, lei ha prevalso nella battaglia finale a Meridiana, diventando una paladina dell'umanità. Ma per quanto mi sia stata utile, ora sono costretto ad abbandonarla. Perché mentre lei cerca di rimediare ai danni di Ade, io ho fatto una nuova scoperta che porterà distruzione e opportunità. Mi resta poco tempo, Elizabeth. La Terra sta morendo. La gente soffre. Presto morirà di fame. A causa di un sistema di terraformazione fuori controllo. Posso ripararlo solo io. Solo io ho il tuo codice genetico. Tra non molto giungeremo al punto di non ritorno. E poi, la fine. Sto cercando da mesi quello che mi serve. Una copia di Gaia, l'IA che hai progettato per controllare il sistema. Ma ogni indizio che trovo, poi non mi porta a nulla. E ogni notte faccio lo stesso sogno. Cammino sotto un vivido cielo notturno, in un campo di fiori. E quando arrivo al centro, vedo te, Elizabeth.
Che mi aspetti? Anche se sei morta da un migliaio di anni, per me sei quanto di più simile a una madre. E per un istante mi sento completa. Ma dura poco. Torno a sentirmi sola. Questo è il tuo lascito, Elizabeth. Non permetterò che svanisca. Quella valle è l'ultima pista da battere. L'ultima speranza di trovare la copia. Farò di tutto per recuperarla. Lo prometto. Varl. È arrivata Aloy, salvatrice di Meridiana, la prescelta dei Nora. Lo sai che odio tutti questi titoli. Beh, è la tua punizione per essere fuggita la sera stessa che abbiamo sconfitto Ade. Io sono un'emarginata, ricordi? Non amo le feste. Sarà. Solo che quella era in tuo onore. Fai tu. Quindi, che facciamo? Sei di fretta, quindi sarà urgente. Esploriamo antiche rovine? Oppure ci occupiamo di questa brutta piaga? Tutte e due, in realtà, ma è meglio che... Ah, no! Ti seguo da troppo ormai. Tranquilla. Dopo quello che hai fatto per aiutare Inora e la mia famiglia, ti aiuterò per sempre. L'ho giurato. Ti resto attaccato. Come una corteccia. Va bene. Però, se vuoi venire con me, dovrai vedere quello che vedo io. Un focus. Potrò usare la tua seconda vista. Più tardi te ne darò un altro. Ti insegnerò a salvare i dati. Dati? Informazioni nel dispositivo. Ho molto da spiegarti. Ti mostrerò tutto strada facendo. Allora tu vedi sempre così? Da quando ero piccola. Forza. Andiamo? Bene, mi sono graffiata un po' venendo qui. Dobbiamo fare scorta di piante medicinali. Sarà la tua prima lezione sull'uso del focus. Benissimo, cominciamo. Queste piante sono diverse da quelle nelle terre sacre. Il focus può mostrarti quelle che cerchiamo. Bene, quelle piante vicino all'acqua dovrebbero andare.
Oh. Amare? Sì, beh, ma almeno ti fanno sentire meglio. Perfetto, proseguiamo. Direi di raccogliere altre piante lungo il cammino. Sì, buona idea. La piaga, ormai è ovunque. Infetta tutte le piante, le trasforma. Di questo passo non crescerà più niente. Dobbiamo fare qualcosa. Quelle rovine, è lì che dobbiamo andare. Vedo diverse vie per scendere. Cosa cerchiamo di preciso? La copia? Beh, è mia. È difficile da spiegare. È come un insieme di istruzioni che possono aggiustare il mondo. Sembra complicato. Sì, venendo qui ho avuto dei problemi e ho perso molta attrezzatura. Stanno smantellando macchine, come sempre. E sono volati via. Hanno lasciato una carcassa. Quella macchina ha molte frecce. Meglio guardare da vicino. Una macchina abbattuta di recente. Chi altro è stato qui? Non lo so. Meglio se ci facciamo delle frecce. Più avanti potremmo trovare problemi. C'è del legno crinale vicino all'acqua. Bene, possiamo creare delle frecce. Fatto. Anch'io. Frecce pronte. C'è una scala, ma da qui è irraggiungibile. Dopo di te. Cos'era questo posto? Non lo so. La trasmissione... il messaggio che ho trovato non lo diceva. Accennava soltanto a una copia. Capiamo come entrare. Dimmi, cosa... cos'è successo dopo la mia partenza? Beh, la gente si è agitata quando ha capito che te n'eri andata. Ma poi abbiamo pensato che avessi i tuoi buoni motivi per abbandonarci così. E avevate ragione. La piaga non si limita ad avvelenare le piante. Uccide gli animali. Poi toccherà alle persone. E moriranno di fame. Noi lo impediremo. Hai trovato qualcosa? Un po' di scorte. Sì.
Giù di qua. Giù nell'erba. Non mai visto. Nemmeno io. Quelle macchine morte l'hanno allertato. Come procediamo? Il focus ci aiuterà. Possiamo esaminare la macchina prima di agire. Va bene. Aspetta. Bene. Vedi che alcune parti sono illuminate? Sono i punti deboli. Capito. L'occhio. È un punto debole. Bene. Sono pronto. Arriva un altro! Come fa il Focus a sapere tutto? Legge i dati sulla macchina. Come un cacciatore studia la preda? Sì, più o meno. Cosa hanno fatto tutti gli altri dopo che me ne sono andata? Appena terminati i festeggiamenti, mia madre ha riportato a casa il resto dei Nora. Il Re Sole ha messo i suoi a ricostruire la città e io sono venuto a cercarti. Sì, il primo lo trovai quando caddi nelle rovine. Gli altri li ho trovati di recente. Le scorte fanno sempre comodo. Rovine dei predecessori. Che la dea ci protegga. Tranquillo, Val. Di qua. Benvenuti alla base di lancio Far Zenith. Far Zenith. So che scambiavano tecnologie con Zero Dawn. Ma perché dovrebbero avere una copia di Gaia? Registrarsi alla reception per la visita guidata. Vogliono che li avvisiamo che siamo qui. Attendere l'identiscan. Accesso negato. Attenda qui l'intervento del personale, dottoressa Sobek. Oh. Suppongo non andassero molto d'accordo con Elizabeth. Beh, cerchiamo di entrare. Dovrei riuscire a forzarla. Attrezzi da scalata. Qualcuno si è calato dall'alto. Chiunque l'abbia lasciata qui deve aver abbattuto le macchine di prima. Ora dove può essere? Cos'è questa pizza? Un intero campo distrutto. Dovevano essere venuti qui in cerca di pizza. Acido. Questo spiega l'odore.
Pare che qualcosa di grosso sia arrivato dall'alto. Ha devastato il campo. E poi ha sfondato il muro. Darò un'occhiata alle macerie in quel barco. Qualunque cosa sia passata di qui è uscita da questa parte. Spostando alcuni detriti, dovremmo riuscire a passare. Forse nel campo c'è qualcosa di utile. Aloy, vieni. Ho trovato qualcosa. È una specie di prototipo Oseram, credo. Secondo me questo gancio può attaccarsi alle cose. E il meccanismo le tira via. Sembra rotto, ma forse possiamo ripararlo? Aggancialo alle macerie. E poi tiro. Funzionerà. Con il focus si può esaminare il campo e trovare qualcosa per riparare l'attrezzo. Il mio focus ha trovato qualcosa di interessante. Poveretto. L'acido gli ha bruciato la corazza. Parte di una macchina. Può tornare utile. Un cavo di macchina. Meglio di una fune. Bene, ho tutto il necessario per riparare l'attrezzo o perfino per creare qualcosa di meglio. Puoi usare questo banco da lavoro? Fatto. Un rampino. Proviamolo su quelle macerie. Beh, temo che non sarà facile trovare una via d'uscita. Devo esaminare l'area. Non possiamo restare bloccati qui. E questo a cosa serve? Una scansione? Wow. Buongiorno. Sono Oswald Dalgard ed è un mio grande piacere accogliervi qui a Far Zenith. Si dicono molte cose sul nostro conto, ma la verità è semplice. Diciamo verso le stelle, anche se dobbiamo viaggiare 8.6 anni luce prima di arrivarci. Prego, proseguite nell'auditorium, dove vi sveleremo i nostri piani. Chissà cosa c'è in questo auditorium. Lo scopriremo presto. Oh, forse riesco ad arrivare lassù. Wow, ha funzionato. Molto utile quel rampino. Peccato averne solo uno. Tranquillo, ora ti faccio salire.
Bene, devo calare la scala per bar. Puoi salire, bar. Grazie. Umani, Homo sapiens, noi. Da sempre ci spingiamo oltre i limiti come esploratori, pionieri, apripista. E ora Farzenite compirà il prossimo balzo nel futuro. Siamo orgogliosi di aver fatto risorgere l'Odissea. Ciò che i governi hanno abbandonato in orbita sarà realizzato da Farzenite in meno di un decennio. Ed è solo l'inizio. Una volta completata, manderemo l'Odissea e il suo equipaggio dove nessuno è mai stato prima. Il sistema Sirio. Laggiù fonderemo la prima colonia umana extrasolare. Il viaggio dell'Odissea durerà almeno 3 secoli. Ma ogni volta che guarderemo il cielo, le augureremo un buon viaggio. E come disse il nostro fondatore, il compianto Peter Shivumbe, la vera forma dell'immortalità è... Dati danneggiati. Fine riproduzione. I predecessori volavano nel cielo, tra le stelle. Beh, sì, più o meno. Quella nave... L'Odissea non raggiunse mai l'altra stella. Qualcosa andò storto e esplose. Per questo Elizabeth gli diede una copia di Gaia. Per la colonia. Errore. File presentazione pubblica danneggiato. File reclutamento disponibile. Si desidera riattivare? Sì, riattiva. Che altro hanno da dire? Conosciamo le previsioni. Instabilità economica. Ulteriori pandemie. IA fuori controllo. A quando una catastrofe che comporterà un rischio inaccettabile per l'elite mondiale? Per noi bisogna sfuggire all'inevitabile. Perciò puntiamo alle stelle. Avete visto cosa stiamo creando? L'infrastruttura necessaria a costruire l'Odissea. Un centro dati allo stato dell'arte per favorire il progresso tecnologico. E avete visto come gestiamo la percezione pubblica? Investite, unitevi a noi. Prenotate un posto sull'Odissea. Salvate il vostro stile di vita dai problemi che affliggono la Terra. Sì, il mondo stava per finire, ma non sapevano come. Quindi tutto quello che dicevano riguardo al futuro dell'umanità non era vero. Questa gente pensava solamente a salvarsi la pelle. Sì, beh, e non è servito a niente. Quell'Oswald ha parlato di un centro dati. Andiamo. La copia potrebbe essere là dentro. Non ce la faremo a nuoto. Troveremo un altro modo. Forza! È incredibile che i predecessori sapessero volare. Sapevano fare molte cose. Nel bene e nel male. Sembra proprio di sì. Chissà cosa si prova a volare tra le stelle. Questo posto è stato invaso dalla vegetazione.
guidala. Avanziamo nelle rovine spaventose. Sono apertissimi. Quassù. Attenzione, quelle cose possono chiamarne altre da sottoterra. Tu quella a sinistra. Io abbatto quella a destra. Bene. Mi avvicinerò di soppiatto per colpirlo con la lancia. Non deve vedermi. Prima devo esaminarlo, studiarne il percorso. Devo avvicinarmi senza farmi vedere. Potrei lanciare un sasso per distrarlo, attirandolo altrove per colpirlo di soppiatto. Basta aspettare il momento giusto. È il momento. Sta abbattendo con un colpo di lancia. Preso. Anche qui ho fatto. Altre di quelle macchine. Insieme possiamo farcela. Libera. Sai una cosa? Ho notato che hai un aspetto diverso ultimamente. Sì, è vero. Non ho avuto molto tempo per radermi mentre cercavo di rintracciarti. Non temere, non è definitivo. Bene. Chiedo umilmente perdono, prescelta. La piaga si è diffusa anche qui dentro. Questo piccoletto è stato sorpreso dalla piaga. Non ha avuto scampo. Spero non abbia sofferto troppo. Gli Oseram devono aver usato esplosivi contro le macchine. Ne hanno abbattute alcune. Qui doveva esserci una barricata. Le macchine l'hanno sfondata. La terrò da parte. Quell'Oseram non ha avuto modo di usarla. Attenta, trappole. Dovrei riuscire a disarmarle. Bene. Ho recuperato qualcosa di utile. Senza saltare per aria. L'ho smontata. E ho altre scorte. Sembrerebbe un altro campo. Già che ci siamo, forse possiamo costruire delle trappole? Potrebbero servire contro le macchine. Buona idea. Fatto. Una trappola.
trappola esplosiva. Qualunque cosa ci finisca sopra, finirà in mille pezzi. Aloy, qui. Vedo un modo per salire. Delle macchine. Non credo ci abbiano visti. Conosco questa macchina. È un rovistatore. Hai sentito? Vediamo dove sono i suoi punti deboli. Potremmo piazzare una delle tue trappole lungo il suo percorso. Siamo al sicuro. Proseguiamo allora. Fuori sta montando una grossa tempesta. Sì, sono sempre più violente e più frequenti. Le tempeste, le terre corrotte, i fiumi e i laghi ricoperti di alghe. Tu sei nata per sistemare tutto. Sì, ma per riuscirci mi serve quella copia. Credo che stiamo girando intorno al centro dati. Dobbiamo tagliare per quel grosso edificio sulla destra. Ehi, Varl. Qui ci sono dati. Puoi esaminarli con il focus. Qui si parla delle tecnologie che Far Zenith scambiò con Zero Dawn. Ma non spiega come ottennero una copia. Cercherò di recuperare altri dati. Vediamo. Ah, ci sono molti glifi. Questi li studierò più tardi. Mi sa che dobbiamo arrampicarci. Questo posto sta cadendo a pezzi. In fondo a mille anni. Credo che fosse una stanza per le riunioni. La porta sull'altro lato è chiusa. Vicino al tavolo c'è un'altra di quelle cose luminose. Anzu. Sistema di terraformazione Zero Dawn. L'assoluto capolavoro di Elizabeth Sobeck, supportata da 9 sottofunzioni, Gaia, il nucleo del sistema, può manipolare interi ecosistemi planetari. Un ovvio vantaggio per la nostra colonizzazione spaziale. Fase operativa 1. Inserire una risorsa nel progetto Zero Dawn. Stato completo. Fase 2. La risorsa trasmetterà in segreto una copia completa di Gaia e delle sue funzioni subordinate al nostro centro dati. Se andrà bene, lo staff di Zero Dawn resterà totalmente all'oscuro della trasmissione. Rischi. Se scoprisse l'operazione, Zero Dawn potrebbe negare la cessione già concordata del database Apollo. In particolare non deve venirne a conoscenza Travis Tate. È l'hacker incaricato del protocollo ADE. Inoltre, massima cautela deve essere adottata nei confronti della dottoressa Sobeck stessa, in quanto una delle migliori menti del pianeta potrebbe aver approntato misure di sicurezza non previste. Allego una valutazione completa, in conclusione, di questo riepilogo.
Credevo che Elizabeth avesse inviato qui la copia, ma mi sbagliavo. Far Zenith rubò Gaia. Aloy, perché quella donna ti somiglia? Tranquillo, Varl. Noi ci somigliamo perché siamo la stessa persona, con gli stessi geni. Ma era una dei predecessori. Come puoi essere lei? Perché non sono nata. Sono stata creata da una macchina. Perciò sono una senza madre e mi hanno emarginata da piccola. Non capisco. Una macchina può creare una persona. Ricordi che ho detto la copia è un insieme di istruzioni? È più di così. Si chiama Gaia. E per lungo tempo lei ha accudito il mondo, fino a quando ha dovuto autodistruggersi. Allora ha creato me per farla tornare. Solo io posso. E questo posto è l'ultima speranza. Hai detto di aver parlato con la Dea quando eri nella montagna della madre. Era questa Gaia? Sì, ma non c'è nessuna Dea, Varl. Non esiste. E come lo sai? A me sembra che ti abbia scelta per una missione sacra. Ci ho messo molto a capirlo. Capirai anche tu, con il Focus. Ma per ora, il rapporto dice che volevano conservare la copia rubata di Gaia nel centro dati. È lì che dobbiamo andare. Capito?